Ciao a tutti, ci troviamo a Pioraco, sempre nelle Marche, e stiamo per raggiungere, bello, stiamo per raggiungere un sentiero chiamato Livurgacci. Adesso vediamo qual è la strada. Facciamo un po' di turismo a Pioraco, però non raggiungiamo il sentiero che ci interessa. Ciao ciao! L'amore mio non è tanto convinto di fare questo percorso. Mica tanto. Monumento di Pioraco, adesso raggiungiamo il sentiero e si comincia. Fare una foto lì al paesaggio in fondo. Molto molto carino qua, molto. Qui comincia il sentiero. Si sale, sempre. Si sale. Rita che temeraria affronta per prima. Vai, vai! Si sale! Sentiamo il carino! Siamo della Croce, prima tappa, diciamo. Dal punto della Croce si gode un buon panorama, ecco, si vede tutta Pioraco da qui. Bella vista, molto carina. Qui ci stiamo avventurando proprio nel sentiero dei Livurgacci proprio. Abbiamo lasciato la croce, adesso cominciamo questo sentiero. È un corridoio, sì, insomma, un sentiero abbastanza stretto. E adesso c'è un massimo di verde. Che si va sempre più impervio, mi devo abbassare con la testa. Un vero e proprio sentierino in mezzo
mezzo alle cespugli. Guarda che bello qua! Dai, dai! Sto avventurando in questo sentiero stretto stretto. Carino, molto carino. E mi sto lasciando vedere gli altri. Il sentiero si va sempre più in discesa, si sente sempre più forte uno scroscio d'acqua che sicuramente è il fiumiciattolo che c'era prima a Pioraco. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla parte bassa del sentiero. Proseguiamo su questo sentiero, sempre più stretto per me che sono grosso. Sente il vociare di tanta gente, evidentemente qua è un posto dove si può, chissà, farsi anche il bagno, non lo so. Ma c'è il ponticello qua sotto, perché no? E queste ragazze, quelle sono quelle di prima, no? Sono andate lì e poi sono tornate indietro. Ma che pesci? Allora, superata la cascata, chiudiamo in questo. Queste sono abitazioni poi, questo è Pioraco, questo è Pioraco. Ah, è la fabbrica che diceva il sito. Sì, sì, sì. Perché loro lavorano con l'acqua. Ma puoi scendere qui per vedere le facce? Sì, 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 sì. Oh, questo è il percorso con le facce? Che bello qua. Che bello qua. Cavolo, c'è un po' di immondizia, purtroppo. Peccato. Oh, è carino il fatto che di tanto in tanto nel percorso ci stanno, ecco, queste panchine, anzi possono fare pure i picnic, guarda. Cioè, è chiamato passaggio pedonale. Sì? Eccola, ecco la prima faccia. Oddio, tu la riesci a visualizzare? Sì, sì, il naso, la bocca, gli occhi sono un po' consumati, vedi? Che figata, guarda le narici. Guarda, guarda.
No, le rocce l'ha fatto un artista di Pioraco. Sì, sì. Guarda che carino, guarda. Addirittura? Attenti qua, reggetevi. Guarda, un'altra faccia, eccola un'altra. Guarda, eccone una. Fagli la foto. Questa è tutta una faccia. Questa è tutta una faccia. E c'è un'altra lì. Che faccia? È bello. Questa è un'altra. Questa. Vedi, gli occhi, la bocca, naso. Questa è quella che abbiamo visto dalle scale. Sì, sì, un'altra ancora. Guarda che bello. Bellissimo qua. Vedi la natura? È rimasta qui. Quella è un'altra faccia, eh? Quale? Questa, per lungo, sì, sì. Aspetta che inquadro sopra così. Ecco, noi siamo circondati dalle fronde. Voilà. Ah, vedi, c'è un piccolo sentiero che poi volando si può passare pure da quel buco. Questa è un'altra faccia, non so se inquadrandola da così vicino si capisce. Questo è un altro volto mostro, diciamo, come dei mostri di Gurgacci. Bello. Laggiù c'è il nostro Emiliano. Ecco. Qua. Bear Emiliano F. Vado i mostri, proseguiamo nel sentiero, vediamo che c'è. A vedere come prosegue il sentiero. Da qui fai una foto bellissima, guarda, guarda che visuale. Da qui dove sono io, aspetta. Guarda, guarda che punto. Molto molto bello, si sta rivelando un percorso abbastanza agevole comunque, e bello, veramente bello, con questo torrente che attraversa tutto il sentiero, accompagna il sentiero praticamente, e poi hanno costruito questi bellissimi ponticelli di legno col corrimano, quindi è agevole per tutti, è praticabile per tutti. Posto molto molto bello, lo consiglio a tutti. Io non lo conoscevo, lo vedo per la prima volta. Bello, bello, veramente. Devo ringraziare loro.
Salve a tutti. Abbiamo finito, percorso breve ma intenso, molto molto bello. Adesso ci dirigiamo all'uscita, Rita non vede l'ora, ci dirigiamo all'uscita che ci porta direttamente al paese. Ciao ciao!